soddisfatto sì, visto che la stavamo perdendo. E ribadisco, anche se la mia squadra oramai è abbonata ai pareggi, questo è un girone molto difficile. Effettivamente oggi abbiamo incontrato una signora squadra e pareggiare è stato comunque un buon risultato. Presidente, un Montemiletto che nel primo tempo non ha giocato come da par suo, nel secondo tempo ha giostrato diversamente a centrocampo, l'innesto di addirittura tre attaccanti e mezzo ha portato al pari contro una squadra, la Melianese, come avete detto voi, una signora squadra. Sì, e oramai è un qualcosa che ci ripetiamo. Il primo tempo lasciamo sempre un po' a desiderare, poi il secondo tempo sarà perché, ripeto, dobbiamo recuperare, sarà perché ci stanno i cambi, perché ringraziando a Dio abbiamo una panchina abbastanza lunga, riusciamo a sovvertire e a giocare decisamente meglio. Insomma, da questo punto di vista sono soddisfatto. Ci manca la vittoria purtroppo. Vabbè, ci speriamo per sabato prossimo. Sabato prossimo, domenica sabato prossimo, non so quando giocherete, arriva il Città d'Avellino che ha impattato sul filo di lana a Lioni, 3-3 addirittura il risultato, quindi una squadra che viene qua, anch'essa col dente avvelenato, oltretutto con i punti in classifica, ne ha 5, quindi una squadra che si è rilanciata in classifica, sarà un'altra gara, un altro derby bellissimo. Sì, 5 gare del girone di ritorno, una migliore dell'altra, quindi sarà veramente da divertirsi. Io oggi, ripeto, malgrado stavamo soccombendo, posso dire di essere sereno, tranquillo per quello che stiamo facendo, per come lo stiamo facendo e sono convinto che anche noi pian pianino rientreremo nel giro, diciamo così, anche se ovviamente siamo un po' in ritardo.